Eccoci di nuovo qui in piazza Postiglione a Raiano, di fronte alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Ci siamo lasciati qua, ci ritroviamo qua. Perché oggi comincia la quarta tappa del Cammino Grande di Celestino. Ebbene sì, oggi partiremo da Raiano e arriveremo a Sulmona Abbadia. Sarà una bella passeggiata anche questa, perché entreremo proprio nel vivo della Valle Peligna, diciamo. Sì, quindi sì, siamo pronti per affrontare quest'altra tappa. Esatto, arriveremo prima nella bella Corfinio, capitale italica ai tempi della guerra sociale contro Roma, quindi anche qui abbiamo il nostro carico di storia, per così dire, anche la cattedrale di San Pelino di epoca medievale, e poi percorreremo il corso del fiume Sagittario in parte fino a Prato La Peligna, e da lì tireremo su verso la zona di Capo La Costa per poi andare verso la Badia di Sulmona e quindi concludere questa quarta tappa. Ebbene sì, quindi che facciamo? Iniziamo a camminare. Ci mettiamo in cammino. Ciao! Stiamo uscendo da Raiano e ci dirigiamo verso Corfinio lungo questa strada. Facciamo il nostro ingresso ufficiale a Corfinio. Eccoci arrivati. Come Italia nacque. Ed eccoci arrivati quindi a Corfinio, in particolare siamo nei pressi delle rovine dell'antica Corfinium, capitale della Lega Italica, della guerra sociale contro Roma, combattuta appunto dagli italici nel primo secolo avanti Cristo, circa dal 91 all'88 avanti Cristo, guerra scaturita dal fatto che gli italici appunto volevano la cittadinanza romana, ma gli era stata negata, e quindi diciamo che è partito questo conflitto che poi ha visto comunque la vittoria di Roma, anche se gli italici hanno dato filo da torcere ai romani, e in particolare nel museo che si trova appunto qui a Corfinio è custodita la prima moneta nella storia in assoluto con inciso il nome Italia, quindi abbiamo una testimonianza molto importante delle origini del nome Italia proprio qui in Valle Peligna. Allora, proprio vicino ai resti, diciamo, storici dove siamo appena passati c'è San Pelino. Eccola qua, siamo arrivati proprio in questo preciso momento. Edificato intorno all'anno 1000, 1075 se non ricordo male, e quindi anche questa è molto 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 storica, diciamo, quindi testimone di numerosi anni di storia. Purtroppo però nel 1706, col terremoto della Maiella, venne danneggiata in maniera molto seria e poi ricostruita in seguito, insomma, principalmente con degli elementi barocchi. Se fate una capatina in quel di Corfinio, oltre sotto il punto di vista storico, diciamo, pre-cristiano, esatto, fate anche un bel giro all'interno, che ne vale la pena. Adesso continuiamo il nostro percorso, il nostro cammino, e ci dirigiamo verso il centro di Corfinio, dove penso prenderemo un caffettino. Beh, ci sta, ovviamente. Guardate che bello. Piccola visita alla piazza principale di Corfinio.
abbiamo imboccato una stradina di campagna che verosimilmente ci porterà poi a ricongiungerci lungo il fiume Sagittario più giù. Salve, stavo apprezzando il territorio e il panorama. Proseguiamo questo percorso in direzione di Prato La Peligna. Adesso percorreremo questo sentierino tra due fiumi praticamente. Uno più grande a destra, uno più piccolino a sinistra. Quello a destra è il fiume Sagittario, che percorre una buona parte dell'omonima, tutta la valle omonima, dalle parti di Anversa degli Abruzzi, e scorre fino qui, e più giù si incontrerà appunto con i fiumi Aterno e poi Pescara, fino a sfociare nel mare Adriatico. Adesso proseguiamo questo sentierino, che tra l'altro è anche percorribile in mountain bike, in bicicletta. Siamo appena usciti da questo bellissimo sentierino proprio lungo fiume che ci lasciamo alle spalle, e siamo nei pressi di Prato La Peligna, paese che lo potete vedere proprio qui in fondo. Adesso però facciamo una piccola deviazione dalla traccia, che ufficialmente gira a sinistra e sale su, esatto, proprio lì in fondo, però vogliamo fare una deviazione breve verso destra, quasi entrando nel paese, perché vogliamo andare a dare un'occhiata ad un'area camper inaugurata recentissimamente. Siamo curiosi di andarla a vedere, insomma. Una bella area camper appena inaugurata, come dicevamo. E a proposito di cammino, se vi trovate a pernottare qui a Prato La Peligna, o comunque ad avere la necessità di pernottare a Prato La Peligna, vi volevamo consigliare il B&B Il Vicoletto. Il Vicoletto è un B&B che ha aperto da poco tempo, si trova in Vico Gorizia, qui a Prato La Peligna. E oltre ad essere molto carino, insomma, sì, sicuramente accogliente, ha una posizione strategica, perché si trova abbastanza vicino alla stazione ferroviaria di Prato La Peligna e anche vicino alla fermata dell'autobus di Piazza Primo Maggio, quindi permettendovi anche di raggiungere numerosi, sì, posti, anche la vicina Sulmona, comunque sì, di collegarvi con tutti i posti, esatto, di maggiore interesse nei periodi
dove ci sono eventi importanti come ecco la Pasqua, la giostra cavalleresca di Sulmona o la stessa festa del santo patrono di Prato la Peligna, cioè la Madonna della Libera, prima domenica di maggio. Quindi ve lo straconsigliamo, vi lasciamo giù in descrizione i contatti, la pagina Facebook, Instagram, e quindi date un'occhiata perché è veramente carino e suggestivo. Se cercate un posto dove dormire a Prato la Peligna durante il vostro cammino, durante le vostre vacanze, quello è il posto giusto. Potete andare al B&B Il Vicoletto. Imbocchiamo questa deviazione a destra che ci porterà poi ad incrociare la strada statale 17, la attraverseremo e poi passeremo praticamente alle pendici del Monte Morrone. Proseguiamo alle falde del Monte Morrone. Con questo antico mulino entriamo nella frazione di Bagnaturo, che potete vedere qui proprio di fianco a noi mentre camminiamo. Siamo a pochi metri dall'abbazia celestinale di Santo Spirito a Morrone, dove terminerà questa quarta tappa. Questa frazione appartiene sia al comune di Prato la Peligna che al comune di Sulmona ed è caratteristica perché nella prospettiva di chi entra nella frazione, il lato sinistro della frazione appartiene al comune di Sulmona, mentre il lato destro appartiene al comune di Prato la Peligna. Quindi è particolare per questo motivo ed è abbastanza suggestivo, insomma. Ed eccoci in vista dell'abbazia celestiniana di Santo Spirito a Morrone. Siamo arrivati, è il punto di arrivo della quarta tappa. Adesso andiamo a fare un giro dentro, anche perché dobbiamo far timbrare la credenziale di arrivo di questa quarta tappa e poi faremo una visitina all'interno dei locali dell'abbazia. Quindi proseguiamo per un attimo. Andiamo. Bene, eccoci qua, appena usciti dalla sede operativa timbrate del Parco Nazionale della Maiella, credenziale fresca fresca di timbro. Esatto, sta ancora quindi, esatto. Quindi chiudiamo qui questa nostra quarta tappa, sì, da Raiano fino alla Badia di Sulmona, abbazia di Santo Spirito al Morrone, e noi vi salutiamo. Vi salutiamo, rimanete collegati ovviamente per la prossima tappa. E vi diamo appuntamento alla quinta tappa, che sarà da Badia di Sulmona, quindi da questo punto, fino a Pacentro, passando per l'eremo di Sant'Onofrio. Bello. Alla prossima. Ciao.